Ciccioli belligeranti, buongiorno stelline, come state cari? Bentornati dal vostro Dictator Lorenz. Ciao belli, buongiorno, buongiorno a tutti. Aspetta che ho la cam girata perché ieri sera abbiamo fatto l'asta del fantacalcio che è durata, pensate un po', qualcosa come 6 ore, dalle 20 fino alle 2 di notte. È stato un disastro. Buongiorno Cristian, ciao Ianarius, buongiorno Marcus. In live oggi, in live dovevo fare l'episodio registrato, ma raga, ieri sera sono andato a dormire alle 2 e mezzo per le 6 ore di asta. Stamattina ero dilaniato, non sono riuscito a registrare l'episodio, ho detto la portiamo in live. Spero vi faccia piacere. Buongiorno al PIF supremo Mountain Blade Bannerlord, la nostra mod incredibile 1100 con il roleplay di Baliano di Ibelin, un what if estremamente interessante, soprattutto ragazzi perché abbiamo dichiarato l'indipendenza, abbiamo conquistato Damasco e oggi dobbiamo cercare in tutti i modi di andare a pestare questi disgraziati qui sotto. Allora, noi dobbiamo reclutare un sacco di uomini perché nelle ultime battaglie ne abbiamo persi tanti. Quindi dobbiamo andare a nord, ragazzi, dobbiamo andare nella zona di Alexandrette, perché questi villaggi qua sono stati raidati malissimo. Ciao Christopher, buongiorno Marco Piotto, come state ragazzi? Aspetta che mi sposto un attimo la webcam, perché se no qua voi poi dopo giustamente dite "Dick non si vede!" Vi incazzate, avete ragione, il cicciolo ha sempre ragione ragazzi. Come la spostiamo? Sta qua così. Aspetta che faccio uno slide di questo tipo qua. Così si vede tutto? Si vedono i soldini? No, non si vedono i soldini. Così si vedono anche i soldini. Perfetto, sono un po' in mezzo ai coglioni, ma vabbè. Perdonatemi. Ah, ciao Ugo, buongiorno! Come state? Cosa raccontate? Vi chiedo anche gentilmente un feedback audio-video, così se dobbiamo andare a correggere qualcosa lo andiamo a fare subito. Chi è questo qua che vuole il riscatto, stronzo? No, resti nelle segrete, mio signore. Allora, facciamo una bella cosa, direi voi. Sciogliamo l'esercito. Così ci muoviamo anche un pochino più agilmente, tanto qua è tutto nostro. Dunque, il balance al momento è ancora a favore loro. Hanno possibilmente molti più uomini, secondo me perché, un po' per il numero di nobili, che sono alti, ne avevano tanti, ma avranno reclutato probabilmente un sacco di mercenari. Grazie mille Alex! Allora, ciao Sballoa, buongiorno anche a Giacomo Gornati, signori, il capibara, ciao Ale English, buongiorno signori, ma tu ti fai, vuoi farti, no, non vuole, andiamo ad Alexandrette, facciamo Alexandrette, Ravanda, questo qua, ma chi è? Seljuk Empire. No, non possiamo mercenarizzarli. La guarigione, sì, anche la guarigione, sì, è certo. Allora, Ravanda, poi torniamo giù. Perfetto. Anche perché noi abbiamo un sacco di roba carina e coccolosa. No, Cecilia è fuggita da Gerusalem. Stronza come osi. Come osa sta suina? Grano e lino. Vabbè, qua non vale la pena acquistare nulla. Andiamo a Damasco. Anzi, facciamo Beirut. Le scorte di Damasco lasciamole integre. Acquista prodotti, compra tutto. Torniamo qua a Netania. E poi dobbiamo fare un carico di... Oh, grandi che li hanno catturati, mio signore. Grandi che li hanno catturati. Perfetto. Questo qua è logoro. Vediamo se Airbreed possiamo reclutare. Questi andranno a nord, recluteranno. Sarebbe una cosa interessante. Ok.
compriamo dei cavalli. Dirigiamoci verso Gerusalemme. Dirigiamoci verso Gerusalemme. Ciao Gianluigi, buongiorno signori. Come sta? I predoni. Vieni qua, predone disgraziato. Facciamo un torneino, ragazzi. Lo volete il torneo? Scrivete in chat sì o no se volete il torneo. Intanto ammazziamo questi ribelli sudici. Lezzi, lezzi. Chi dice che saccheggio? Quel testimone, tutta Gerusalemme, nostro signore. E io? Quel testimone è un saraceno. Mente! Commercio. Andiamo nel commercio qua, nel commercio di Gerusalemme. Vediamo. 320, 100 di pesce. Io scaricherei un po' di grano. Scaricherei un po' di grano, poi andrei, allora, alla fortezza. La scorta segreta dell'amore. Prenderei queste armi qua. Adesso facciamo un po' di smelting. Tirami su la carbonella. Qui abbiamo un po' di prisoner. Allora, facciamo una bella cosa. Vai in co- no, non in commercio, pardon. In taverna. Vendiamo questi, facciamo 3000. Poi abbiamo delle skill, eh? Sì, sì, sì. Skill da assegnare, Baliano, Emily il toro, illegalità e leadership. Guadagnati dai banditi, velocità degli assalti, probabilità di fuga dei prigionieri. Poi in leadership, allora, bonus alla sicurezza della garrison, non è governatore, più 5 limite dimensioni gruppo, direi che le dimensioni contano, mio signore. Allora, facciamo un po' di attesa. Come siamo messi qua? No, dobbiamo attendere molto di più, mio signore. Dobbiamo attendere molto di più. Non ho mai capito come craftare armi buone. Ti serve lo smithing alto e ti serve aver appreso la conoscenza di costruzione. Cioè devi conoscere le parti con le quali smeltarle. È per questo che io adesso voglio... voglio fare sta roba qua. Voglio smeltare un po' di roba. Vedi, ogni volta che smelti sblocchi delle cose interessanti. Ok, abbiamo sbloccato un po' di roba. Adesso torniamo in fortezza. Scorta segreta, perché qui abbiamo troppa roba oggettivamente. Abbiamo troppo ferro. Scarichiamo tutta questo armamentario qua. L'acciaio, tutta sta roba qui la lasciamo giù. Il legno massello. Legno massello, onestamente, potremmo anche tenercelo appresso. Potremmo anche tenercelo appresso. Ma che cazzo ce ne facciamo di tutti sti archi? Teniamoli. Mi piacciono. Allora. Vendiamo questa roba qua, sudicia. Scaramax arrugginito lo possiamo anche vendere, onestamente. Frega niente. È il palafreno. Cavallo d'assalto di Canterion. Ok. Allora, vediamo se possiamo reclutare... quanta roba. Partecipiamo al torneo, dai. Ma non mi piace il multiplayer, perché a me piace andare in giro, craftare, fare multiplayer, è solo battaglia. Non mi piace.
Puro sangue battanico. Beh, questa è una bella cavalcatura. Vediamo se riusciamo. No, l'arco no, mio signore, sono... Aia. Non vale, lui ha lo scudo. Allo scudo. Mio signore, allo scudo non vale. Basta, basta, mio signore. Aia. Torace a botte, quello è bello tarchiato, eh. Allora, lui è un master crossbowman. Vittoria, abbiamo vinto il cavallino del piacere. Ah no. Ah no. Palle, che palle, che palle, che palle. Detesto combattere senza scudo, raga. Ciao Dome, ciao Andrew. Allora, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto il cavallo dell'amore. Molto bene. Allora, e noi abbiamo preso anche qualche skill. No, non noi. Chi? Fabio il cinghiale. Armi a due mani. Maneggevolezza delle armi a due mani. Maneggevolezza è tutto per quel genere di armi lì. Tanto il danno ce l'hanno già. Intendente per Ortense. Ortense, scusami. Ortense non è mica la governatrice. È lei? Sì. Così ci sconta un po'. Qua dobbiamo buttare dentro soldi, eh. Bene. Allora, finiamo il reclutamento e poi direi scendiamo e attacchiamo. Cosa dite? Pellegrini, mio signore. Pellegrini. Ok, allora noi dovremmo capire però, perché noi abbiamo un esercito con tantissima cavalleria. ...103-64-19. Allora iniziamo a chiamare questi rimbambiti qua. Perché adesso bisogna scendere. Chissà che cosa ci capiterà sotto. Sotto potrebbe capitarci di tutto.
69, 53, 63, loro sono bassini, eh. Allora, attendiamo così reclutano. E devono reclutare per forza di cose. Il punto è che mi stanno reclutando delle fetecchie lì. Mi reclutano le fetecchie. Non reclutano più, mio signore. Scendiamo. E questo qua è un terreno impervio, perché se ti infili qua dentro e becchi 600 uomini contro... Mica tanto semplice la situazione poi, eh. Devo far recuperare i companion prima di scendere. Servono tutti gli uomini possibili. Ciao Yuri, buongiorno. Siamo ancora in guerra di indipendenza. Siamo ancora in guerra di indipendenza. '77, '69, '70. E questi sono bassi, eh. Non reclutano un caso. Stanno reclutando poco. 1008. Tantini, eh. Sono tantini. Allora, noi qui abbiamo skill da segnare. Scendiamo. Ma è buggato? Oh! Scusa, mi posso prendere gli scavi? Ah! Oddio, è buggatissimo! Ma abbiamo un sacco di roba! Ma è finita sta cosa? Ah, il bug! Oh! Guarda quanta roba abbiamo preso! Abbiamo preso l'ascia del piacere! Scusa? Ciao Zac... Oddio! Guarda! Ce le abbiamo tutte! L'ascia pesante da boia! Rasoio da guerra! Arma a due mani, lanciato, lancia da tiro triangolare. Rasoio da guerra, alabarda lunga. Oddio! È lui! È quello dei mongoli! Berdica manico corto. Oh yes, cream. Allora lui gli diamo l'ascia a due mani da boia. Guarda che bella. Bellissimo. Ma scusami, ma mi vuoi dire che... no. Sfiga. Sfiga, 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 sfiga. Oddio, è buggato! Ah no, ma no, questi li paghiamo, col cazzo. Col cazzo. No, questi li paghiamo. Mica bene. Aspetta, 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 aspetta. Soltanto con l'arma. Solamente l'arma.
la ronfaia. Berdica manico corto. Oddio mio, cioè raga, sta roba qua. Ma che cheater, è successo tutto qua. È buggata la mod, mi ha fatto prendere tutta la roba. Che cheater, cheater. No, non commercio, voglio metterli dentro in scorta segreta. Yes. Ok, bene. Oppure, noi potremmo fare una cosa. Io potrei bloccarmi solamente le cose che valgono di più. Aspetta. Madonna, quanto valgono? Ma quanto valgono? Ma abbiamo fatto un turno all'otto qua. Menavlion lo voglio, teniamo, lo tieni anche la ronfaia che mi sembra abbastanza esotica. Tieni queste alabarde. E tutto il resto, sai cosa faccio io? Lo do alle truppe. No. Non me lo fa scartare. Non me lo fa scartare. Sangue battanico, teniamolo. Vabbè. Si possono decapitare i prigionieri, ma non ho intenzione di farlo. Perché non voglio inimicarmi tutto il mondo. Forse la... Dici, Alex? No, non voglio parlare con voi. Allora, noi dovremmo cercare innanzitutto... Preso. Assediamo.
Ma loro se arrivano, arrivano da là. Ci riportiamo in battaglia quelli lì. L'obiettivo finale, vincere la guerra contro il Saladino. E poi finiamo la serie. Saladino è bello grosso, eh. Mio signore. Fuggire. Fuggire, mio signore. Vacca puttana. Ne hanno 600, eh. 600 sono tanti. 600 sono tanti. Questi non sono a regime, dobbiamo prendere più uomini. Dovremmo prendere il gruppo da 400 da solo. Però vedi, già il fatto che hanno fatto due eserciti significa che insieme non possono andare. Dobbiamo essere pazienti e non fare il passo più lungo. Minchia, meno 2005 spendiamo. Scusa però, se io li prendo, cioè... a reclutare qua. Quanto cazzo spendiamo? Dobbiamo fullare lei. Ciao Green, 6 ore di asta, è per quello che non ho registrato l'episodio stamattina e l'ho portato in live, 6 ore di asta del fantacalcio. Ho pubblicato, ragazzi, sulla nostra pagina Instagram lo screenshot di tutte le squadre, anche perché fantacalcio ad asta in 12 è lunga, Mi sono divertito, dai. Mi sono divertito. Allora, vediamo se riusciamo a dare a sta stronza qua delle robe. Centotré. Perché? Perché è nervoso? Cosa hai combinato, Alex?
Cosa hai combinato? Ora abbiamo 511, non sono mica pochi, eh. Non sono mica pochi. Companion fullati. Per carità, c'è dentro tanta merda, eh. No, fai così, guarda. Vai in fortezza, vai gestione della garrison. Prendiamo questi ospitalieri. E prendiamo 5 di questi. Ok. Allora, io volevo andare al Cairo a vendere un po' delle nostre armi bellissime. Così facciamo un po' di soldi. Per 4.900 perdiamo. Madonna. Madonna. Qui al Cairo vendiamo un po' di roba. Abbiamo fatto 81.000. Dovremmo skillare prendendo, fare una battaglietta del Ciula però. Aspetta, fammi prendere le olive qua che... Ma prendigli tutto a sti contadini. A combattere. Christian, voglio scendere di qua. L'ideale sarebbe levargli prima questo castello. Perché questo castello qua è proprio la porta al nostro regno. È che qua è difficile, eh. Qua è molto difficile. Qua dovremmo prendergli 1.900. È tosta, eh. Ma scusami, ma noi... Scusami, noi non abbiamo... tutti i clan con un leader dal fascino elevato. Mercenari del re. Sacra maestà, la proviamo.
Abbiamo emanato un po' di leggi, ragazzi. Il nostro regno si chiama Regno della Vera Gerusalemme. Donna, se prendiamo questi, ragazzi, facciamo un disastro. Sciogli l'esercito. Inizia a prendere questa. Vai da Constance, vai a prendere sta stronza. Since we're not going anywhere, we might as well have a little chat. Perhaps you'd like to introduce yourself. Minchia, quanti cavalieri che hanno loro. Quanti cavalieri. Sarebbe avanzare fino a qua. L'ideale sarebbe portare le fanterie qua. Beh, però qui aspetta, qua possiamo fare cose, eh? Ma porca puttana! Niente da fare. No, ok. Venite di qua, andiamo a prendergli gli arcieri, dai, 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 dai! Cazzo! Porca, no, 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 no! Le zampe del cavallo! Madonna, che terreno di merda! Non riesco a prenderglieli! Che terreno di merda! Ci massacrano! Ci massacrano! Charge!
Ci hanno massacrato. Che terreno di merda! Scappa, 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 scappa. Ma dai! Ma non si può caricare, non si può accerchiare! Che terreno di merda! Abbiamo perso. Abbiamo perso. Dio schifoso! Dai, ma come cazzo fai a fare una mappa così, Dio santo, che non puoi accerchiare per un cazzo? Ci hanno sterminato. Ci hanno sterminato! Arrendiamoci. Prendeteli, cazzo, che siete in 200! Dai! Companion di merda! Calmati! Calmati! Non crocifissi tutti per la strada di Damasco, questi qua. Dai, ma che mappa di merda, però. E adesso da qua non scapperemo più. Finché non scendono loro. Dai, scappa da sto deficiente. Ok, Emilitore è scappato. Almeno quello. Almeno quello. Allora, voi... Voi... Dai, scappa, scappa, che questo è un punto buono per scappare, imbecille! No, 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 state a casa voi! Porca troia, come cazzo si fa a dargli... Non posso dargli la priorità, non posso dargli la priorità! Statemi in difensiva, non venite a liberarmi, che scappo io! Spero, spero di scappare, perché se non possiamo scappare, siamo fottuti. Ciao. E come scappi? Ma come cazzo scappi? Ma come cazzo scappi così? Se questo non si sposta di là, non ci libereremo mai. Oh Dio, 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 Dio. Guarda, sta cosa veramente mi sta sui coglioni in un modo. In un modo... Tutto perché era una mappa di merda, ma porca di quella troia, era una cazzo di mappa di merda. Gli avrei fatto malissimo in campo aperto. E vediamo se riusciamo a scappare, che te devo dire. Ci posso fare tanto, eh. Ci hanno scopato tutti gli altri gruppi! Madonna, 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 che nervoso!
Le malice. Quella troia di Costanza di merda. Vabbè, ma dai! Madonna, madonna di Dio! Come faccio a farmi catturare dai predoni se mi portano sempre dove sono in sei? Damasco sotto assedio. Ma che due coglioni, va. Ma che due coglioni, madre mia. Ma mi sta sul cazzo per un cazzo di villaggio di merda. Ma spero di morire, almeno la finisco qua e basta, perché mi ha fatto, mi ha veramente stuccato questa cosa. Questa cosa mi ha stuccato. E va, come mi seguono sti stronzi, figuriamoci! Ma figuriamoci! Guarda, almeno finisce la serie, me la levo dai coglioni, perché se devo giocare un'ora così mi girano le palle. Mamma mia, oh. Ma vaffanculo. Adesso perdiamo Damasco. Non abbiamo più eserciti, non abbiamo uomini, abbiamo perso. Meglio così. Meglio così. Meglio così. Perché tanto, se questo è l'andazzo, non ci posso fare niente. Prendo soltanto del gran nervoso per niente. È la volontà di Dio, esatto. Dammela adesso l'offerta per scappare che mi imbarco, porca puttana! Ma per forza, devo buttare via una campagna perché fanno le mappe col culo, dai, ti prego vai dentro qua. Mi assediano Damasco. Oh cazzo. Se cade Damasco alla fine. Il punto è che non so quanti uomini hanno lì sopra.
È scappato anche Paldo. Lì si sono liberati. Lì si sono liberati tutti i nobili. Cos'è sta roba? Oddio, è buggato. Oddio, è buggato. Posso prendergli sta gente? Posso prendere sta gente? Ma che è sto Polish veteran? Ma tu prendi. Gli uomini delle isole scozzesi. Ma tu prendi, prendi. Scusa, ma se faccio così? Me li prende tutti i 195. Mi prende 195 persone così a caso. Scusami, eh. Allora, noi siamo Outremer. Cos'è ambush? Cazzo è ambush? Che roba è l'ambush? Mai fatta? Esci, esci fuori. Ma
c'era anche prima sta cosa. Continuano a spawnare lì. Cazzo, arrivano. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, stronzo! Scusami, ma noi possiamo entrare? Scusami, una volta che siamo entrati cosa facciamo, scusa? Cioè, non capisco come funziona questa meccanica qua. Se io entro... Porca puttana, ma mi fate passare! Dai, levatevi dal cazzo, andate fuori, Gesù bambino! Enemy reinforcement has arrived. Ma loro sono troppi, cioè capisci che sono 154? Scusami, sono tantissimi loro, io non posso difendermi con questa gente. Guarda quanti sono. Scusami, se io faccio ritirata, no? In teoria ritorno dentro. Ok.
Se io faccio attacca, invece, dovrei avere tutto l'esercito, giusto? Ah, è l'assedio, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Bello questo. Bello questo. Io voglio andare qua. Come faccio ad andare lì io, mio signore? Faccio andare lì io. Scusa un attimo, allora fammi una roba del genere. A voi, no, il gruppo 2 si deve mettere qua. Non ce la fa? Troppo grosso? Allora, 2 qua. Gruppo 3 qua. Gruppo 4 qua. Perfetto. Poi splittiamo il gruppo 1 in 3. Voi state qua. Il muro di scudi. Poi il gruppo 5 mi state qua. Beh, oddio, no, in realtà, allora, scusami, il gruppo 2 lo mettiamo qua sopra. Il gruppo 5 lo mettiamo qua. Il gruppo 6... Gruppo 6 qua, noi ci mettiamo a capo del gruppo 4, così forse ci mette lì. Ah, siamo a cavallo sulle mura, bellissimo. Una strage li faccio adesso.
Merda. Ah, scappate? Ah, scappate, pezzi di merda! Scappate, stronzi! Stronzi! Ah, li abbiamo messi in fuga! No, no, no! Preferisco la mia... 33 ne abbiamo ammazzati, va benissimo, va benissimo. No, ho sbagliato. Però se io adesso faccio... Oh, guarda quante skill. Proviamo a fare una sortita. Proviamo a fare una sortita.
Oh no, sono morto. Grazie Josué, sei tornato. Mi sei mancato tantissimo. Dove sei andato? Negli Stati Uniti eri andato, Josué. Tu, porca troia, sono volato giù come un deficiente. Ah! Sono scivolato, raga. Che vedevo di... Il problema è che adesso senza di me questi vanno a perdere. Questi vanno a perdere. Ma questo nudo cosa fa? Ma non ti vergogni? Ma ma è nudo, mio signore! Nel Kansas! Vi prego vincetela, vi prego vincetela, vi prego vincetela. Sono in fuga loro. Forse, no, non sono in fuga. Questi dove cazzo stanno andando? Abbastanza la perdiamo. No, l'abbiamo vinta al pelo. Madonna, Madonna, Madonna. Enorme, bello grosso. I give up. Madonna, tu. Te ti infilo lo scettro in culo! Stronza. No, l'ho lasciato libero. Ho miscliccato. Fede, che te devo dire? Che te devo... Oddio. Taverna. La nutrice. Allora,
Allora, ragioniamo attentamente. Dobbiamo andare a reclutare come se non ci fosse un domani. Cola fa il bravo. Scusate, mi sono fatto trascinare. Questo gioco mi coinvolge troppo. Questo gioco mi coinvolge tantissimo. Ma noi non possiamo fare un altro gruppo, no, eh? Stronzi. Disgraziati. Sudici. Torna giù. Facciamo la maratona oggi, ragazzi, ve lo dico. Stavi facendo roleplay. Adesso senti una cosa, ma qua da Lep Filippo, vieni qua. C'è qualcuno che si chiama Filippo in chat? E la Madonna, questi non c'hanno soldi, sono dei pezzenti. Lo so, ma questa è colpa di quel rincoglionito del nostro vecchio re, se sono lì i turchi. Mica è colpa nostra. Sì, Marcus, sì. Con un po' di culo ce l'abbiamo fatta. Un po' di culo ce l'abbiamo fatta. Io non voglio prendere quelli. Dai, cazzo, dobbiamo recuperare tutto il recuperabile qua. Cazzo, Hugh è fuggito, sto stronzo. Dai, dobbiamo andare a Gerusalemme. Allora, fortezza segrete. No, non segrete, non la scorta segreta, le segrete. Cazzo, guarda qua quanti ne sono scappati però. Mo reclutarli hai voglia, abbiamo perso tutti i cavalli. Schifo i turcopoli, mi disturbano i turcopoli. I cavalli sono soltanto a nord perché li recluti negli insediamenti dei castelli e noi l'unico che abbiamo è lì sopra. Sì, quelli li venderemo.
virile. Ciula, che è una meraviglia quella lì. Gilbe, sei arrivato adesso. Sì, ma anche oggi. Perché non ho potuto registrare stamattina, ho fatto il fantacalcio ieri sera, mi hanno tenuto dalle 8 di sera fino alle 2 di notte con solo 5 minuti di pausa nell'arco di queste ore per fare l'asta del fantacalcio. Mi vogliono malissimo, ragazzi. Dai, ok. Inizia a venire qua anche te. No. Potremmo provare ad andare nelle segrete a parlare coi nobili. Ma adesso volevo finire di reclutare sta gente qua. Attendiamo. Jean, fuggono. Fuggono, mio signore. Sono stronzissimi. Gilbe, li crocifiggiamo tutti per la strada verso Damasco. Ciao Ale. Cazzo, quella sconfitta non ci voleva. Mi ha sminchiato tutto l'esercito. Tutto il globo terraqueo. Vabbè, tu vuoi passare da sopra, ripassa da qua. Niente. Allora, facciamo una cosa. Andiamo ad Aleppo. Compriamo un po' di cibo variegato, perché questa gente qua non ha varietà di cibo, mangia soltanto la solita roba. Commercio. Cibo. Ti prendi della birra, ti prendi il pesce, ti prendi le olive, ti prendi anche i datteri. Mo c'hai una bella dieta variegata. Parlato con giocatori professionisti, li scrivono di più i fantallenatori che le ragazze, robe da matti. Immagino. Compra tutto qua, compra tutto, compra tutto. Spopola, capienza superata. Vai a Ravada. Poi facciamo ancora Aleppo, compriamo i cavalli, scendiamo giù. È dura, raga. Con questa botta qua quanto gli abbiamo dato? Sono a 1700 loro. Hanno effettivamente perso un po' di roba. Porca troia, compriamo i cammelli da guerra. Compriamo tutti questi Ascarat. Che tanto noi ci abbiamo queste qua da vendere. Ma noi possiamo usare il cavallo. Noi possiamo usare il cavallo cossiano, mio signore. Ci abbiamo il cavallo cossiano. Ma perché noi non possiamo usare il. Io voglio cavalcare un cammello catafratto. Perché non possiamo? Perché? Cosa ho fatto di male io per non poter cavalcare un cavallo cossiano? Queste bardature di merda fuori dalle balle. Fuori dalle balle. Compra anche questi darci. Il punto è che posso reclutarli soltanto qua. C'ha ragione Marcus. Ma quanti siamo in chat? Che non vedo più niente.
Lui è cammellato. No, perché non troviamo le selle decenti. Fanno schifo le selle dei cammelli. Le selle dei cammelli fanno veramente schifo. Sofocle. Attendi. ...89 ciccioli belligeranti che vogliono che il regno di Gerusalemme torni a splendere. I ciccioli crociati. E io non posso deluderli. Se deludo i ciccioli, basta. Mi crocifiggo da solo. ...167, andiamo avanti. E vi ha dato solo 44 like, ragazzi. Su con i like, dai, è gratis. È gratis e così magari Baliano evita di cadere dalle rupi, dai precipizi. Che palle però poter reclutare i cavalieri soltanto in due cazzo di villaggi. Questo è un problema per noi, mio signore. Dai, arriviamo a 100. Arriviamo a 100 per Baliano da Ibelin, su. Gilbe, fai scrivere tutta la squadra. Vai. Che poi facciamo un festino a Damasco di quelli che sei tu. Non penso di portare Baldur's Gate, ma Starfield sicuramente sì. Perché Starfield... Ho deciso che voglio dare una chance allo spazio. Perché io ho visto qualche preview, qualche spotlight. Sembra veramente figo quel gioco. Fai skillare. Ma tanto skillano passivamente quelli. Tranquillo che skillano. Mario! Pezzo di merda! Mario dobbiamo trombarlo. Adesso muori. Sciogli esercito. Andate a prendere Mario voi, imbecilli. Prendete Mario voi. Non si rigenerano. ...93, dai che ci siamo. No, possiamo prenderne ancora uno. Turcopolo puzza però, no? Turcopoli non si lavano, mio signore. Come faccio a lasciarli indietro questi? Manda via qualche pezzente. Questi pellegrini di merda. Ok, acquistiamo i prodotti. Radunate l'esercito! Sì! E si va. E si va. Dai però, muoviti. Oh, Mario, non riusciamo a catturarlo, eh. Perché Baliano ti sta sulle balle, scusa? Perché? No. Ma come fa a starti sulle palle Baliano? Dai, non è possibile.
gli Avengers. Allora, adesso facciamo una cosa. Vuoi anche vedere se dobbiamo buttare dentro un po' di soldi a Gerusalemme. Quanti cavalli vuoi? Su con i like, ragazzi. Per Baliano questo ed altro. E cazzo, ormai gliele ho donate. Meno male. Allora, 94, perfetto. Questo te do 2 Outremer Spearmen e sei a posto anche te. 103, 104, 108, 104, mio signore. Ok, gli diamo la 104 a Baliano. Capibara, ci ho fatto un video. Ci ho fatto un video, video tutorial su come installarla e farla funzionare. Tra l'altro, avevo letto un commento, gli ho anche risposto ieri. C'era un ragazzo che non gli comparivano in ordine le mod. Dal launcher, ragazzi, voi potete draggarle le mod. Tenete premuto col cursore del mouse, la spostate e potete riordinarle. Ma lo dico perché magari... Ci siamo, eh. Ci siamo. Scusa, ma noi quanti companion abbiamo? No, perché è quasi quasi una carovana. No, eh. Ma proviamo ad andare a parlare con questi disgraziati. Lo so che sta morendo di fame. Aspetta che vado nelle segrete col pigiamino qua qui soli. It's been a while. Non possiamo... Ci siamo. Vedi, se le scarto però non me le fa dare alle truppe. È un bug che però è anche controproducente. Vabbè, andiamo a pestarli. Ah no, aspetta che Vuk mi ha fatto un'osservazione strasaggia. Allora, la frantoiana, aspetta che voglio creare una carovana. Voglio creare una carovana. Minchia, non c'ha niente questo.
Cazzo. Allora, noi andiamo a prendere cibo da lì. Andreas è salito di livello. Allora, doveva essere stasera, doveva... doveva essere stasera, però mi sa che Jack non c'è. Fammi controllare. Sì, comunque lo porterò, e il punto è che quando giochi insieme ad altre persone devi beccare il momento in cui ci sono tutti. Stasera andiamo in live sicuramente, non so con che cosa. Tra l'altro, Marcus, mi ricordi se stasera siamo qui su YouTube o se siamo su Twitch? Anch'io c'ho voglia di giocare a Warhammer. È due giorni che gli rompo le palle ad Icy e Coso. Mi sta prendendo Warhammer. Se ti vai al Cairo. Vai al Cairo. Prendi tutta sta roba. Mercante non ha abbastanza denaro. Davvero. Davvero. E allora aspetta che ti tolgo un po' di spadoni decorati. Ok, ma adesso siamo pieni di roba. Possiamo andare a combattere. Stasera Twitch, ok. Ciao Giacomino! Sei già ripreso a lavorare, caro. Allora ti consiglio di tenere gli auricolari perché potrei strillare da un momento all'altro. Ve lo dico, oggi raga ho sclerato tantissimo. Oggi ho veramente sclerato, ho urlato anche troppo. E chiedo scusa. Però sono fatto così. Quindi stasera, ragazzi, ore 21, tutti sulla piattaforma viola. Anche qualcosina prima. Possiamo fare anche un quarto d'ora di table talk prima di iniziare. Può essere, Capibara. Può essere anche perché sono rimasto indietro con le task per le live, per il fantacalcio ieri sera.
Aspetta che si stanno avvicinando in maniera violenta questi, eh. Ci hanno preso, però non è entrato l'esercito grosso. Questa è ghiotta, eh. Ah no, ci ha preso l'esercito grosso più questi due. Signore, veglia su di noi. Eh sì, esatto, però ho anche spiegato il motivo che se non ci sono quelli che vogliono giocare con me, perché sono delle brutte persone. E abbiamo pochi arcieri sto giro, eh. Bastardo! Stronzo. Aia, 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 nel no, 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 no.
stronzo. Sì! Quanti ne abbiamo persi? Sì, mi ha fatto incazzare quel villaggetto là di merda, mi ha fatto triggerare, poi devo iniziare a tryhardare perché sennò schiumo. I yield. Congratulations on your victory. Questo gli spaccherei una noce di testa di cocco in testa. Allora, è un problema però perché... culo. Quello signorile, io voglio quello signorile, il Palmazian lo prendiamo e tutto questo, esperienza per le truppe. Scappa che devi fare replenishment. Dobbiamo tornare a Gerusalemme a recuperare un po' di gente. Capibara. Ti metteremo su una catapulta e ti lanceremo al di là delle mura, mio signore. No, che cazzo sto facendo? Master Crossbowman. Ok. Dobbiamo andare su gestione città. Adesso devono reclutare sti stronzi. Fate una roba del genere, guarda. Andate a reclutare in giro. Andate a reclutare in giro.
Abbiamo skillato in leadership. Probabilità che i miliziani dell'insediamento che governi siano truppe d'elite. ...20% effetto dell'accelerazione di progetti nell'insediamento che governi, che non è male. Che fatica. Potremmo prendere le cavallerie egizie che hanno che hanno cavalli veloci. Però mi abbassa un po'. No, ma noi non dobbiamo prendere niente, noi dobbiamo semplicemente attendere, mio signore, che questi stronzi qua facciano il loro replenishment. Sai che cosa potremmo fare noi? Ma va quanta roba che ci abbiamo nella scorta segreta, cioè, capisci? Cioè, ci abbiamo un sacco di roba. Noi non abbiamo legno, però. Noi non abbiamo legno. Il punto è che questi li devo chiamare e dobbiamo scendere, perché se no non ce la caviamo più, perché questi continueranno a reclutare. Continueranno a reclutare. Non adesso rimpolpare la garrison. Aspettiamo. Eustace, dobbiamo riuscire ad assaltare questo coso. Se riuscissimo ad assaltarlo sarebbe il top. Dai,
Cinghialozzo. Che forse non ha, si è fuggita anche Sibilla. Qua prima attacchiamo meglio è. Dai che siamo avanti. Buttate le giuste cazzo di mura, per favore. Dai le mura, mio signore. Dai le mura! Ok, brecciata. Buttali giù l'ultima cata. Dai. Perfetto, adesso andiamo qua. Skilliamo. Reclutiamo questa gente qua. E assaltiamo. Furtivo. La serie carichiamo a testa bassa, come i cinghiali. Mettiamo rinforzi. Si può sapere dove cazzo andate voi? Oh, imbecille! Ma do cazzo stai andà? Ma dove vanno? Ma mi sembrano deficienti questi qui, eh? Tocca entrare di là perché non possiamo certo entrare da soli. Comunque dite quello che volete, ma i Ghulam sono fortissimi. Più forti dei nostri lancieri di merda. Aia. Cazzo, quanti ne hanno sopra là? Dai, ma aprite sto cazzo di portone!
C'è la stessa identica svapo? Lo trovo bene. Dai, ce la fate. Certo che salire da qua... ma da qua però poi non saliamo più. Non c'è una... Potevo mettere una porta lì però oggettivamente. Aia! La freccia nel costato. Che male. Oh 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 oh. Si capisce un cazzo. Guardate i Gulan comunque quanto cacchio pestano, eh. Secondo me i turchi hanno il roster più forte. Ti prego. No, ma scappano quelli, scappano dentro nel... Mio signore, siamo un punta spilli. Abbiamo una freccia nella clavicola, una freccia nel costato e una freccia nel petto villoso. Boh, è finita. Ottantaquattro perdite totali sono tante, eh. Considerando che abbiamo un esercito di 400-500 uomini. E che non possiamo fare replenishment. Dai, ma arrendetevi. Ce la facciamo, ne mancano sei, su. Muovetevi, trovateli, scovateli. Ferite da niente, suo padre ha combattuto 3 giorni con una freccia in un testicolo e noi dobbiamo fare meglio di lui. Finalmente. Qua mi vedo costretto a prendere anche questi e c'è poco da fare. Bandiera del cecchino, questa la prendiamo. Vabbè, dagli 10.000 di esperienza dalle truppe. Mostriamo pietà. Mutawiwa Castle. Mutawiwa Castle. Io potrei darlo.
Awaiting your orders, as always. Il nome del clan di Fabio il Cinghiale. Lo chiamiamo Clan Vuk. Ok, così almeno iniziano a guadagnare un po' di soldi anche loro, mio signore. Se no... No, ho sbagliato. Volevo vedere se riusciva ad avere un po' di... Allora, abbandona. Parla con Vuk. Your Highness. Very well. Ti do 20.000. Vucchino. Vucchino, cicciolo. Prendilo, 180, 211, è fattibile, che presi. No, stronzo, preso. Well. Guarda questo qua che è ceccato da un occhio. Attacchiamo. Tabbato. Archers, move! So charge! Charge!
bastardi. Ah, stronzo! Bene. Beh, no, si è scaricata, mio signore. Bene. Non abbiamo posti per i prisoners. La voglio dare alle truppe. Ok. Allora. Vediamo un po' il livello qua adesso. Loro hanno una città e un castello. Secondo me si può fare. E quello alle navi, dobbiamo prendere i Gulam per forza. Oh, chi è che sta assediando qua? Boemondo. Well, arrenditi o muori? Mi sa che muori, Boemondo. No, voglio conquistarli tutti. È inutile fargli la pace adesso. Non dico nulla. Devo controllare l'embargo. Se posso, sì. Goffredo! Stronzo bastardo, ma te sei scappato ancora? Do you have anything to say before I give the order to attack? Rischiosetta questa. Quanti cavalli hanno? Che terreno di merda. E qua andiamo a morire come prima, raga.
No, ma sai che arcieri qua andate da noi. Cazzo, qua ci sono tutti. Aia. Sì, cazzo! Uff! We are at... Stronza! We are at your mercy.
Devo liberare i prigionieri. Merda se siamo corti, merda se siamo corti. Che cazzo è che sta assediando qua? Goffredo di merda! Goffredo di merda! I trust you have been keeping well. Doing honor to your name and cutting bloody swathes through your 49 arcieri a cavallo. Un po' di replenishment. My friend. My friend? My friend? My friend? Madonna che mi ha inchiumato Sibilla, stronzo. Pace. Pace? Pace? Te la do io la pace! Non vedi quanto cazzo sono pacifico? Vieni qua. Disgraziato Goffredo di merda. Me l'hai parato? Disintegrato, abbiamo perso 4 uomini del nostro party. Totale 10, va bene. Ottimo trade. Guarda, guarda col cavallo nuovo quanto cazzo corriamo! Il salto della quaglia! No, mio signore, non ce l'hai fatta. Più pacifico di Gandhi? Io sono l'inglese che lo prendeva bastonate, Gandhi. Ah, l'abbiamo catturato noi. Oh sì.
C'è un cazzo da fare, i Gulan sono più forti dei nostri. Sì, sì. Stronza. Stronza. Alle 5, finiamo alle 17, raga, finiamo alle 17. Quanti siamo, ragazzi? Sono stanco anch'io, eh. Sono stanco anch'io. Problema di Medina. Cazzo. Questo quanti difensori ha? 30 più 30 di milizia, questo dobbiamo attaccarli. Dove sei, capi? Oh cazzo, ma ci abbiamo un pugno di imbecilli qua. Oddio. Forward! Arrows! Move! 46 cavalli, 145 fanti. Archers! Archers! Forward!
Move! Move! Attack! Soldiers! Make a shield wall! Charge! Troops! Move! Archers! Move! Soldiers! Move! Stronzo! Merda. Terreno di merda. Dai cazzo, ma trascinamela, Gesù bambino! Dentro, 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 dentro che abbiamo l'high ground.
Ma porca troia. Ma vuoi morire? Questo è nostro. Madonna, si è complicato. Troppo alto il cavallo! Cosa è successo? Abbiamo vinto. Abbiamo vinto, sì! Sto schiumando, ragazzi, sto schiumando. Mamma mia, Baliano, se mi fai sclerare, però. E non ce li ho tutti sti prigionieri, mio signore. Il rapporto con Vuk è migliorato. Vuk, siamo amici. Ciao, ma qua come cazzo sono messi? 1300? Soffrono. Soffrono, so. Baliano è salito di livello. No, tanto sono Gulam. Cioè, hanno l'armatura pesante e il pestello, va bene lo stesso. Preferisco avere massa. Preferisco avere massa. It's been a while. Che sfiga, è pure suo parente. È pure suo parente, ma che sfiga. Dai. Ma dove cazzo stai andando? Dai, su. Incartati da qualche parte dove non passi più. Esatto, oh, tipo qua. Sorry. Mi piace perché scappa per un quarto d'ora, poi quando ti trova dice: "Ehi, sorry". Sì, sì. Sì, sì. I give up. I give up. Chiamiamo questi prima che vadano incontro a morte certa. Ogni morte è certa, mio signore. Dai. Molto bene. Sì. Sì. Va a successione. Chiamar che è fuggito. Quanta gente ha dentro Medina? Solo vedere quanta gente ha dentro. Tanta. 600.
niente, dobbiamo reclutare, c'è niente da fare. Ma niente, che li stiamo pestando alla grande. Antonio di merda, ma riusciamo a prendere pure te? Ma quanti nobili hanno ancora loro, scusa? Dobbiamo fullare il party. L'unica è assaltarli i villaggi, così non riescono a reclutare. Anche se così Baliano perderà le sue skill di buon uomo, però questa è una necessità. Questa è una necessità, raga. In che senso come su The Guild? Aspetta che non ho capito. Capi, me lo spieghi? È il capibara, mio signore. Ok, questo è andato. Ci mettiamo tantissimo a fare replenishment. Sono tanti, sì. Sono tanti, sì, capi. Ma tu dov'è che sei? Che magari me l'hai scritto prima. Ah, in Romania, ok. Com'è? È fresco in Romania adesso? Fa caldo anche lì? Tu devi far progredire la famiglia? Sei andato lì per... No. No, no. Questa guerra la voglio vincere. It's the time, baby. Ma chi è questa? I... Sorry, I don't think I...
non è qua. Renato Genoese. Non è lì. 36 gradi. Le loro case. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Dieci giorni. Dieci giorni sono tanti. Torniamo su a reclutare. Che cazzo è Dagoberto? Sei proprio andato a infischiare dentro lì, insomma. Cazzo, c'è Renato Genoese. Dai, prendilo! Ok. I yield. Perfetto. No. Vieni qua, Renato! Voglio solo parlare con te. Sorry. Ok. Adesso abbiamo dei mercenari. Minchia che palle, Goffredo è uscito ancora? Goffredo è uscito ancora? Domenica torni. Io li metto sotto assedio. Io li metto sotto assedio. Oddio. Otto giorni di fuoco.
Ah, che pazienza che ci vuole. Perdiamo 1500. Allora, noi qui ne possiamo prendere 7 extra al momento dell'assedio. Facciamo l'ultimo assedio del pomeriggio, ragazzi. Pieno di nobili dentro qua, eh. Qua è pieno di nobili, Prendiamo lecata. Prepariamoci. Tanto le mura sono andate giù. Due giorni e muoiono di fame. Dai, capi! Il prossimo clan che formiamo lo chiamiamo Capibare e ti do il castello che ci sta sotto. Oh no, è morta. Ah no. Dai, su. Perché penso che sia una perk, sai? Non so come funziona in questa mod, se è uguale o... Andreas è skillato. E adesso iniziamo a farli morire di fame.
E buttiamo giù tutta la garrison, è ottima. No, cazzo, i genoesi hanno rotto... Ah, cazzo. Ah, i genoesi hanno finito il contratto mercenario con noi, mio signore. Assaltiamo. No, vedi che ce li hanno infuocati. Porca troia. Coesione è un costrutto sociale. Porca puttana. Porca puttana. Catapulte mi sa che hanno fatto un po' di friendly fire, eh. Basta tirare qua, cazzo! Dio santo! Cioè, vedete quanto cazzo holdano i Ghulam? Adesso attaccateli che sono a tiro delle balestre. Mi fai entrare che... Siete... mongoli? Cazzo, Loris, sei stupido! Sei stupido! Vabbè, cazzo mene, tanto la vinciamo. Perché non mi fanno entrare su? Non si spostano quando passare! Quanto cazzo holdano comunque! Holdano l'impossibile!
Grazie Pif che si è abbonato, benvenuto, grazie anche Capibara, caro Aquilifer, è diventato un nobile mio signore. È volato un tronco sopra. Stronza. Stronzo. Arabi Manzanande Raid. Bella. È il bello, mio signore. Che bello. Allora, fortezza. Vai a Garrison, vediamo cosa andè. Un cazzo, c'ha dentro un cazzo. Questo c'è dentro un cazzo, c'è dentro un cazzo, c'è dentro un cazzo. Abbiamo finito, raga, abbiamo finito, tranquilli, tranquilli. Sto semplicemente andando alla taverna a svendere quella roba qua che abbiamo. Ok. Dentro 40.000. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Allora adesso manca solamente un castello e poi ci siamo, e poi ci siamo. Detto questo, io per oggi ci fermo qua perché abbiamo fatto una maratona, guarda raga, 3 ore tirate, era tanto che non le facevamo. Poi dopo, sabato pomeriggio con l'ultima puntata anche di maratona di Bannerlord, io vi do appuntamento questa sera in live. Seguite la sezione community di YouTube, perché se è decaduto l'embargo questa sera veniamo qui su YouTube e facciamo l'esclusiva di Warhammer 3. Se così non fosse, ci si vede su Twitch per War Thunder. Adesso controllo la mail e lo scrivo subito in community. Io vi ringrazio davvero di cuore per la compagnia.